Ciao a tutti, benvenuti sul canale e oggi, da tantissimo che non faccio il video, abbiamo il video dedicato ai prodotti finiti. Allora, ne ho tantissimi, mi sono riaccumulati, accumulati. Partiamo subito tra i prodotti finiti o magari quelli che stanno finendo. Comunque, molti mi sono piaciuti, alcuni no. Non ci saranno solo prodotti della Oriflame, ci saranno anche altre poche cose di alcune aziende e quindi vediamo com'è andata. Allora, partiamo a random, quindi il primo prodotto che avevo finito, il Feminel con la calendula nutrizione, consistenza cremosa, mi piace molto questo intimo, forse è uno dei miei preferiti con quello rosso che lo sto usando adesso, molto 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 buono, vi toglie le irritazioni, la secchezza, è assolutamente, assolutamente consigliato alle persone che sono oltre 40 anni, quindi usatelo, provatelo e poi vedremo. Oh, Love Nature Kids. Allora, questo sarebbe stato lo shampoo e il bagno schiuma alle mele verde per i bambini della Love Nature, che sarebbe entrata pochissimi, pochi cataloghi fa. Sinceramente, non mi è piaciuto proprio quanto amo la linea Love Nature. Questo proprio non. Né profumo né non lo so, non mi è piaciuto affatto, quindi non lo riordinerò e non proverò neanche quello delle fragole perché mi trovo molto bene con la Love Nature scrub fra quella fragola e niente, ma questa linea Kids proprio 000. Infatti guardate, mi è rimasto ancora un goccio, proprio l'ho lasciato lì perché non ne potevo più. Andiamo avanti. Ho finito la Discovery bagno schiuma edizione natalizia, che sarebbe Costa Rica. Pensate che ne ho finiti due in realtà, uno l'ho buttato da qualche parte, non me lo trovo più. Li ho finiti. Ottimo bagno schiuma, solito bagno schiuma Costa Rica, solamente edizione natalizia con l'alberello di Natale. Lo riordinerò se in buona promozione, perché no? Assolutamente buono. Finito. È sfogliante quello che vi dicevo. Questo sarebbe lampone e menta, che è buonissimo. Ho già uno nuovo che mi è arrivato, mi piace molto questa linea per il fatto che sia biologica, biodegradabile, quindi oltre che acquistiamo e utilizziamo i prodotti di natura o alta qualità, pensiamo anche all'ambiente di non sporcare troppo, perché veramente c'è veramente tanto difetti. Adesso parlerò di un'azienda, sempre un bagno schiuma, mi ha regalato una mia amica che fa questa azienda Faberlic. Allora, del Lovely Moments, dico subito, mi è piaciuto subito, l'ho acquistato altri per regalare perché era bubblegum, quindi mi ricordava molto la mia infanzia, era molto buono come bagno schiuma, ma ho acquistato gli altri che non mi sono proprio piaciuti. Questo non era male, ma c'è un ma. Il ma è in una cosa, ottimo profumo, ottima consistenza, ma la pelle mi è iniziata a seccare dopo questa bagno schiuma. Non riesco a capire cosa c'è dentro perché comunque il contenuto è assolutamente normale come tutto il resto, ma però se lo riordinerò sì, perché mi spiace molto la profumazione e la fragranza di questo bagno schiuma. Ne ho ancora uno che lo sto utilizzando ogni tanto e vedremo. Comunque, preferisco molto, ma molto di più questo come effetto per la pelle. Come profumazione, questo è assolutamente ottima profumazione. Mi è finito il tonica dall'All of Nature. Oggi tanti All of Nature finiscono. Allora, il tonico, il cocco, l'acqua di cocco e l'aloe vera. Ottimo il tonico, ottimo, veramente se avete problemi ad derossamenti o cose del genere usate questo tonico, se no quello con la goji per la pelle grassa che vi aiuterà a sgrassarla. Questo mi è piaciuto moltissimo, l'ho finito in pochissimo tempo, comunque vi dura su 2 mesi, 3 mesi, quindi quando avete una promozione di un tonico del genere a 3,50 euro è un ottimo prezzo perché veramente vi durerà parecchio. Credi di aver trovato la luce giusta a casa perché prima era sempre
Finito il Botanicals, condizionatore per i capelli. Allora, buonissimo, tutta linea Botanicals mi piace moltissimo per il fatto che, allora, ha già un suo perché, perché biologica, vegana, con estratto di un quadrifoglio particolarissimo che comunque non utilizzano molte aziende cosmetiche e solamente noi ce l'abbiamo perché ovviamente il brevetto l'ha avuto la Origin, l'ha creato lei. Mi è piaciuto tantissimo anche il shampoo, tutto il design di questa linea mi piace tantissimo, ma anche il profumo. Vi consiglio, quando acquistate lo shampoo, acquistate due di condizionatori perché lo shampoo vi durerà una vita, tantissimo dura perché ha un dosatore e giustamente si consuma molto meno. Questo vi durerà meno, quindi su un shampoo acquistate due condizionatori perché vi molto meglio riuscite a fare finire tutto in un momento. Finito il mio profumo Ascendant Intense, lo riacquisterò assolutamente sì. Mi è piaciuto molto fresco, mi è piaciuto tantissimo questo profumo. Infatti è uno dei miei preferiti profumi della Oriflame, tra tanti altri che poi dopo vi farò vedere. Costo veramente basso, quando in promozione. Lo consiglio, sì, lo consiglio anche per l'estate perché comunque è un profumo un po' sterale, dir la verità. Allora, ho finito vitamine, multivitaminico, li prendo da tantissimo. Questo uno, ho finito anche dalla Wellness antiossidanti 2, in realtà ho finito, dopo ce l'ho un altro vuoto di là. Allora, nel prossimo catalogo saranno in promozione 3 più 1, quindi acquistando 3 il quarto viene in regalo e poi sono in offerta, quindi ve lo consiglio, se lo prendete ricordatevelo, assolutamente mi aiuta tantissimo, mi dà energia, veramente un prodotto che mi piace molto molto molto. E sarà anche nel mio ordine nel prossimo catalogo 3 più 1 che lo vedremo poi quando farò il video del catalogo dell'ordine. Finito. Allora, questa sarebbe un lavaggio per il viso al gusto di pesca e l'arancia. Ho sentito la pesca veramente. La prima volta che l'ho provato non sentivo la pesca. Questa volta l'ho sentita. Mi è piaciuto molto. Allora, con la vitamina C schiarisce la pelle, tende a schiarire comunque la pelle e dà la vitamina C ovviamente alla pelle. Basico, costa pochissimo, mi piace la sua funzione. L'unica pecca che ha questo contenitore è che dovete sempre svitarlo. Ma vi consiglio se avete qualche diffusore finito, tralasciato, come ho fatto io. L'ho messo tutto il prodotto in un diffusore e così non devo stare lì a aprire, chiudere, aprire, chiudere. Ottimo prodotto, mi è piaciuto tanto. Se avrò l'occasione di riacquistare, questo qua l'avevo acquistato per probabilmente il prezzo della spedizione, una cosa del genere. Era una promozione comunque e quindi assolutamente volentieri l'ho utilizzato molto. Finita la lacca, il mio style, sto aspettando la promozione di questa lacca che ne acquisterò un po'. Mi piace molto questa lacca, la conosco da anni, mi piace la nuova, diciamo, quando l'hanno rifatta la linea mi è piaciuta molto, ma anche la qualità mi piace molto, perché non è così fastidiosa come sapore, come un tempo era proprio micidiale, ma il suo lavoro lo fa senza danneggiare i capelli. Questo è veramente, veramente importante. Finito il siero della Novage e collagen. Mi sta arrivando un altro set perché l'ho finito. Adesso sto usando, sapete, quei prodottini un po' lì, un po' là, quelli che li ho acquistati, quelli che li ho presi così in promozione. Quindi mi piace molto questa linea collagen adatta da 30 anni in più. Buonissima, contiene acido ialuronico, quindi secondo me dovete provarla per vedere la sua funzionalità realmente. Dovete provarlo, utilizzarlo per 2 settimane e vedete il risultato. Adesso arriverà primavera, la possiamo utilizzare, ma l'estate vi consiglio di usare prodotti leggeri perché
perché ovviamente questi prodotti sono un po' pesantucci, quindi preparatevi per l'estate. Ho finito la crema per i piedi, la mia preferita, Fight Up, con minerali e blend. Piace molto, piace sempre, piace tantissimo questa crema qua perché comunque ha una ottima funzione. Quando la utilizzo 2-3 giorni risolvo i problemi dei miei piedi. Quando non la utilizzo, addio. Allora, poi ho finito anche il profumo dell'Eclastal. Ecco, questo è uno dei miei preferiti. C'erano i profumi da uomo, da borsetta, quelle nuove entrate, quindi mi piace molto, Eclastal, l'ho acquistato, mi piacerebbe anche acquistare quella confezione originale, sto aspettando la promozione e l'acquisterò sicuramente. Comunque, ottimo profumo e per l'estate, se mi ricordo, era veramente buono. Lo stesso anche con Giordani Man, c'ho la confezione originale, mi piace molto anche questo profumo, nonostante che, vi dico, io non l'ho acquistato per parecchio tempo per il fatto che pensavo che non mi piacesse. In realtà mi piace moltissimo questo profumo. Wow. Allora, finito la crema Z. Allora, questo era il tono naturale. Una delle migliori CC Cream. Mi piace tantissimo. Lo utilizzo sempre. Questa me l'avevano mandato in un'anteprima quando era cambiata la linea. Questa è con l'SPF 30 idratante, ottima ottima, l'ho riordinata assolutamente perché mi piace moltissimo, non si vede, non si proprio wow. Finita la crema notturna delle Collagen, ottima crema, ottima ottima tutta linea, l'ho già ribadito tante volte, l'ho già detto, tutta la linea Collagen è una linea che mi piace molto molto molto. Avete provato quella linea nuova? Ecco, se no, fatemi sentire, io ce l'ho una crema di quella linea nuova e proverò in questi giorni. Allora, finito la Biorepair, quando avevo l'attesa di aspettare il dentifricio della Orifarm, io uso Biorepair ogni tanto, assolutamente perché è un ottimo dentifricio, mi piace tantissimo per i denti sensibili e quindi lo consiglio. Finito Tender Care. Allora, questa profumazione e se non mi sbaglio era il Ribes nero. Comunque profumazione proprio zero per me, cioè livello da 1 a 10 ne do 3. Come la qualità è ottima come tutto il Tender Care, assolutamente. Infatti l'ho finito nonostante che non mi piaceva la profumazione, ma l'ho utilizzato nei punti dove non lo sentivo. Adesso sto usando quello, il mirtillo rosso, che mi piace tantissimo. Poi, maschere. Avevo acquistato anche da questa mia amica le maschere della Faberlic. Eccoli qua. Allora, uno era maschera, vi traduco, eh. Luminosità, non saprei dirvi l'effetto. Una ottima maschera, sì. L'effetto normale, nel senso assolutamente non ho trovato quel wow quando ho provato la Navage Proticulus. Ecco, quella è un'altra maschera che è un'ottima maschera. Lo stesso anche di Aloe Vera, che dovrebbe essere il ok, antigravitazionale, fittivi, anche questa. Allora, questa forse era una delle migliori di tutti questi tre, a dire la verità. Comunque l'ho provato, ringrazio i miei amici che me li ha ordinati, perché ogni tanto faccio confronto, quindi mi sono piaciute, sì e no. Se li riacquisterei volentieri, boh, preferisco le altre maschere, a dire la verità. La nuova maschera l'ho provata a nutrizione, ovviamente se avete bisogno di nutrizione della pelle, acquistatela, se non avete bisogno di nutrizione, questa sarà di troppo come maschera, nonostante sia un'ottima maschera, non è adatta per le pelli grassi, quindi dimenticatela completamente, non è vostra, la vostra sarebbe quella con le bacche di goji e avena, se non mi sbaglio. Ma questo sinceramente per la mia pelle che già è grassa era un po' troppo, quindi non dico nulla, però
un'ottima beneficio, cioè ha tantissimi contenuti che comunque sono molto cioè, ottimi. Un'ottima maschera. Questa mi piace, ecco, questa è per la pelle grassa, è una maschera semplicissima, toglie il grasso, vi nude la pelle. Mi piace, ha l'argilla. Fate attenzione ad utilizzarla, di non lasciarla troppo, perché ho assolutamente tutte le maschere d'argilla. Chi ne lasciate un po' di più non va bene, bisogna eliminarli. Allora, ho finito anche contorno gli occhi del collagen. Sempre quella linea che adoro, quindi non so da quante volte che la uso, ma mi piace tantissimo. Finito il balsamo, il balsam, un ottimo balsamo, è quello che mi è rimasto. Ottimo balsamo e mi piace molto il nuovo packaging perché non si rompe niente. Io mi ricordo quello ve il vecchio packaging, quando l'ho finito pure il packaging, proprio sfasciato completamente, andato in consumo. Allora, questa qua non l'ho finita, ma la sto finendo, ma visto che ce l'ho da migliaia di anni, la cambierò. Bisogna cambiare. Allora, nei prodotti cosmetici come questi, usateli per favore al suo data di scadenza, perché oltre fanno male. Tutti i cosmetici decorativi fanno male. Qua ho usato questa tonalità e ho usato anche come si chiama, il brass lì, cavolo è, che mi sta finendo. Comunque mi è piaciuta moltissimo, mi piace tantissimo. Poi qua ci sono lì i suoi pennellini che da buttare ormai. Peccato per il fatto che c'è comunque ancora prodotto, ma nonostante tutto lo cambierò perché ce l'ho veramente da quasi 2 anni questa, quindi non va bene. E poi finiti i profumi come, non dell'Ocean, Tom Ford Black Orchidea, mi è stato regalato il mio compleanno tanto tempo fa. Un profumo che non lo utilizzo in estate perché è molto pesante, ma lo utilizzo solitamente in inverno o in primavera, che mi piace molto. E lo stesso per la fragranza che mi è stata regalata anche quest'anno, era quella da portata sempre della Tom Ford. Mi piace moltissimo. Sì, costano un po', però vale la pena. Con questo, ah no, ho finito anche questa della Norvegia, il listing della Norvegia, sempre ottimo. Sto aspettando quel benedetto set che sta arrivando, quindi ve lo consiglio, sì, che è in offerta in questo catalogo. Se è piaciuto il video mettete like, seguite la mia pagina Facebook che troverete sulla descrizione sotto. Ci vediamo al prossimo video, spero sia molto presto. Vi saluto, ciao ciao ciao!